Ciao Volpi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi mio cugino non ha la voce, quindi ho fatto l'intro al posto suo. Allora, non è che non ho la voce, raga, ne ho veramente poca. E perché? Perché hai fatto live per tipo 45 ore. Allora, a parte gli scherzi, ragazzi, oggi, caro Angelo, ti ho portato in un gioco che in realtà non l'ho ancora provato, quindi potrebbe fare schifo, ragazzi, io vi avverto. Si chiama Uovo Casa di Kevin, che penso sia una traduzione in inglese fatta malissimo, ma in sostanza è un gioco in cui le scelte che fai contano. Non so se c'è presente quei giochi di qui ogni scelta, cioè ogni scelta che fai cambia tipo il finale, eccetera, capito? Okay. Ah, sì. Quindi niente, è un gioco di avventura, lo proviamo, ragazzi, e vabbè, ovviamente non abbiamo mai visitato l'esperienza. Secondo te chi è Kevin? Non ne ho idea. Ok, allora dobbiamo selezionare un personaggio. Ovviamente okay. Noi siamo maschi. Proprio maschio, proprio uomo. Quindi andiamo su Sam. Sì. Allora, il gioco è molto in stile vecchio Roblox. Queste sì. Erano le case del vecchio Roblox. Ma è vecchio Billy, proprio il gioco o è fatto apposta? Non lo so. Kevin già mi ha fatto perdere il dialogo. Vabbè. Billy gli ha infilato della gomma nei capelli. Quindi sono due ragazzi che vanno a scuola. Ok. Billy e Sam, ho dovuto mettere la mia gomma da qualche parte. Aiutami. Vedi le scelte. Okay, che facciamo? L'aiutiamo? Sì, dai, sì. Siamo degli amici. Dovrebbe siamo dei bro. Ovviamente amico, dobbiamo quindi aiutarlo. Sono contento che sei venuto ai tuoi sensi. Ok, siamo qua con Sam. Billy se lo ricorderà, capito? C'è scritto. Guarda, Angelo, gli sta buttando le gomme in casa. Devo dire. Abbiamo appena. Ma sembrano uova. Abbiamo appena accettato un atto di bullismo e abbiamo mandato a fuoco una casa. Comunque, chi è sto tizio? E questo mi sa che è il compagno che abita qui. No. Aia, lui è Kevin. No, sì. Quello lì è Kevin. Gli abbiamo mandato a fuoco la casa, Angelo. Posso dire, però le gomme sembravano uova. La casa va in fiamme. Giornalista, ultime notizie. Cadavere bruciato. Siamo in diretta sulla scena in cui una piccola casa qui a Bloxville è andata a fuoco. Abbiamo saputo che il corpo di una donna è stato recuperato dalla casa. Benissimo. Cioè, a causa di una gomma, Angelo. Che tra l'altro dovrebbe esserci pure il DNA all'interno delle chewing gum, no? Se teoricamente. Ma com'è la causa dell'incendio è sconosciuta? Davvero un evento tragico. Beh, effettivamente è ovvio che è sconosciuta. 20 anni dopo. Come notte fai? Uno. Però effettivamente come fai a pensare che sono state delle gomme, quindi ci sta che è sconosciuta. Chi sono sti tre? Sono tre maranza con i tatuaggi. Loro Billy. Cresciuti. Quell'incendio ha davvero fatto un numero. Sono loro cresciuti. Ma scusami, e chi è quest'altro? Sembro io con i capelli blu. Oh mio Dio, quindi sono diventati dei criminali, tipo, oppure vediamo la scena. Cioè, sono tornati dopo 20 anni. La casa è rimasta praticamente. Sì, effettivamente sì, è anche un po' colpa nostra. Non vuoi diventare grande su Bloxtube? Che stanno facendo? Sono tipo, diventati tipo degli Urbex. YouTuber e vogliono vloggare la cosa. Fanno idea di quante Urbex. Visualizzazioni ottengono i canali che esplorano? Che facciamo? Non è giusto, perché noi siamo dei bravi ragazzi. Hai ragione. Se no il gioco non va avanti. YouTube e YouTube, ragazzi, si deve riprendere. No, tutto. Non qualsiasi cosa, andiamo avanti. Let's go, vediamo che succede. Si è aperta una porta, non è andato a fuoco la casa, scusami. Madonna, guarda questo, è tutto bruciato, sì. Un po' vandalizzato anche. Sì, ci sarà entrato qualcun altro. È proprio il posto perfetto per i nostri video. Cosa fanno? Le riti tipo come il Pit, Gianmarco Zagato? Non lo so, ragazzi. È tipo Urbex. Penso che voglia dare un'occhiata prima di decidere effettivamente cosa fare. Okay. Ora troviamo un altro cadavere. Madonna. Ok, mia. Appena sei pronto, vediamoci fuori. Bene. È grave la situa comunque. Quindi secondo inizia me ora. Adesso ci abbiamo la barba. Esplora la casa. Swag. Dungeon divertente. Non so, non so. Vediamo. Ok, mi sa che dobbiamo entrare qua. Camera da letto. Beh, comunque incendio, sembra quasi intera la casa in realtà. Ma la porta teoricamente dove c'era scritto dungeon divertente non si poteva aprire. Eh sì, infatti, però voglio prima esplorare qua per vedere se c'è qualcosa. Frigo intatto. Raga, è rimasto quasi tutto intero. Andiamo nel dungeon per altro, vedere effettivamente se c'è qualcosa. Com'è che non si sono bruciati i tappeti? Esatto. Sam, perché questo è etichettato come divertente? Ti senti improvvisamente molto a disagio. Lascia questa casa. Mi sa che non potrai. Cosa c'è? Perché? Scusami. Lascia. Lascia, ok. Ho paura. Quindi cosa dobbiamo pensate? Decidere se fare un video oppure no. Non mi piace. C'era una porta inquietante effettivamente. Ok. Sono abbastanza inquietato. Esatto, c'è una porta che dà per il seminterrato. Ok, dice che qualcuno è entrato e ci ha messo solamente l'etichetta per fare paura. Non ti preoccupare. Allora è deciso. Questa sarà la nostra location per il video di YouTube. Billy che dice: Steven, ricordati di portare la tua macchina fotografica domani. Ci incontreremo tutti qui domani sera a quest'ora. Mercoledì. Ma tipo i genitori che gli dicono: oh, questa sera ci abbiamo una cena tra amici. Oh, guarda, se sta riposando. Il mio eroe, chi è? Boh.
Penso sia un poster normale. Di quale youtuber? Boh, non lo so. Siamo di nuovo qua, sta sognando. Billy, Steven, mi sa che era questo. Cosa c'è nel seminterrato? Aia. Dobbiamo andare a controllare. Ok, vediamo. Mai nel seminterrato. Apriamo il dungeon. Attenzione, dungeon divertente. Forse non è una buona idea. Oh, si è svegliato. Prima che si svegliasse delle braccia l'hanno preso alle spalle. L'hanno preso alle spalle, l'hai visto? Il mio eroe. Questo è Earl. Che tra l'altro, ragazzi, è uno dei giocatori di Roblox che è morto. Vediamo, ma è morto, è morto. Ma vero? Sì, 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 è morto, è morto. Notte 2. Quindi c'è una storia questo gioco. Ok, well. Posso dire che ha fatto molto bene. Sì, ha fatto tipo molto anche, bene. Anche la camera tipo sì, 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 è molto bello, è molto bello. Portiamo questo spettacolo. No. Che facciamo? Andiamo, no? Perché chi si è senza una yamma? Non lo so, si è messo il core blocks. Vabbè, ragazzi, noi siamo pronti. Andiamo, facciamolo, non abbiamo paura di niente. Vai. Dai, facciamo sto vlog. Comunque questo tutto tatuato, tribali, cose. Vabbè, e vediamo che cosa succede dentro. Anche se, non lo so, secondo te ci troviamo? Non lo so, non ne ho idea. Ok, dobbiamo trovare una parte per fare la intro del video. Vai a trovare qualcosa con cui fare un po' di rumore, così che possiamo convincere la gente. Ma questo ci sta dicendo come fare i video fake su YouTube? Allora, secondo me troviamo o Platinette o Alessia Marcuzzi che tipo cucina. Devo sbattere questa porta per produrre. Sì, sbattila, vai. Vai. Bello comunque che ci sono tutte queste cose sì. Che si possono. Guarda che figo. Ciao internet, oggi siamo in una casa abbandonata che è andata a fuoco un po' di tempo fa, 20 anni fa. Spoiler, siamo stati noi a farlo, no, ma non lo diciamo. Si dice che il fantasma di una madre e suo figlio infestano questo posto. In effetti. Damn. Fake, perché ha sbattuto la porta lui. Chiaro, ma serviva per la intro, sì. Come puoi vedere, gli spiriti non sono contenti della nostra presenza. E infatti loro ci fanno il video. Chiaro. Proprio della serie, facciamoci maledire a vita, no? Chiaro. Bene, complimenti ragazzi, veramente. Ok, quindi fare una tavola Ouija. Vogliono fare una tavola Ouija, sì. E comunicare con gli spiriti. L'idea peggiore che un youtuber possa avere, ragazzi. E questo lo dico veramente, io non l'ho mai fatto una roba del genere, perché ho paura. Molta paura. E vabbè, diciamo ottimo lavoro, perché sì. Tecnicamente parlando di YouTube stiamo facendo un bel lavoro. Il posto ci sta, la location pure. Peccato che l'incendio l'hanno fatto loro e hanno campato, hanno dormito su cuscini di seta, nonostante la povera donna sia morta a causa di questi ragazzi. Ma andiamo avanti. Adesso parla in inglese tra l'altro. Sì, ogni tanto va, ogni tanto no. È arrivata la notte 3, ma stavolta è marcata di rosso. Non mi piace. Ho molta paura. Non è che qualcuno schiatta, spero di no. Lui ha detto che aveva delle cose da fare. Ed è arrivato prima in casa, sì. Per settare tutta la casa e fare il video. Quindi sono arrivati loro due dopo. Sicuro lo trovano morto da qualche parte, sicuro. Ah, ok, il video l'hanno già caricato prima e hanno fatto un sacco di views. Madonna. Ma 3000, raga. Ma sono pochissime. No, dipende, se il canale è piccolo. Ma 3000 views hanno rischiato la vita? La stanno per rischiare. Io sono sicuro che appena entrano dentro trovano lui il tipo morto o ferito, perlomeno. Cioè, ferito dopo 20 anni, arrivederci. Secondo me, no, quello che è entrato in casa prima di loro. Tu dici? Secondo me non lo trovano. Damn. Infatti Non c'è Steven, quindi. Perché muore sempre quello con i capelli blu? Capite perché ho cambiato colore? E se fosse successo qualcosa di brutto? Perché noi siamo sempre pessimisti nella nostra vita. Vabbè. E ora lui dirà: ma no, figurati. Ovviamente. Esatto. Non essere ridicolo. Nessuno verrebbe qui. Certo. Voi sì. Quindi qualcuno si sarà fatto la stessa pensata. Ma vabbè. Vediamo che succede. Ah, ok, dobbiamo trovarlo. E perché sarà proprio nel dungeon? O tipo nascosto sotto il letto perché ha visto qualcuno? Sì, perché sarà proprio privo di vita. Tipo messo in... No, zio, non c'è qua Steven. Mi dispiace, non... Devi andare nella cosa. Dici nel dungeon? Palesemente. No, well. Vedi. Non è proprio qui effettivamente. Magari è tornato a casa. Unless... a meno che non sia qui. Ragazzi, mi sa che vi tocca. Mi sa che vi tocca aprire. Magari l'amico, per la curiosità, capito, è sceso giù. C'è solo un modo per scoprirlo. E qua ci moriamo tutti, secondo me. Oddio. Steven. Ok, quindi siamo nel seminterrato. Sei qui? Sei qui? Chiedono. Mi sa di no. No. Steve, basta giocare, possiamo. Ah, ok. Pensano che gli stia facendo uno scherzo. Lui dice che questa storia non gli piace. E dice di vogliono chiamare la polizia. Ok. Lo troveremo da soli. Ok, quindi dobbiamo cercare qua in mezzo, mi sa. Ma perché non chiamare la polizia? Boh, non lo so. Infatti non la capisco. Questa cosa non ha completamente senso. Ma qua c'è una porta sbarrata. Al di là di tutto, com'è possibile che il seminterrato sia più grande, oddio, della casa stessa? Oddio. Queste sono le sue cuffie, zio. No. Oh oh. No, raga, l'hanno palesemente rapito. L'hanno ammazzato. Mi sa che non è l'unico ad essere stato ammazzato. Legato, Ez. Mi hanno legato. Già. Anche Billy è stato legato. Da chi? Non lo so. Cosa sta succedendo? Finalmente siete svegli.
Non preoccuparti per lui, è KO, non può sentirti. In che senso è KO? Mi sa che l'ha neutralizzato. Chi sei? È là sotto, lo vedi? Mm-hmm. Ok, dimmi, fammi presentare. Hai capito chi è? Quello il vicino. Loro hanno ammazzato sua mamma. Sì. È Kevin, raga. Oh, si è vendicato di loro tre. Madonna. Sono io, Kevin. E ha mezza faccia bruciata, tra l'altro. Madonna. Capito? Io e Billy avevamo delle cose in sospeso. Anyways, sto diventando impaziente. Ok, facciamolo. Svegliamo il tuo amico Billy. Mi tiene un pugno, infatti, palese. Perché lo faresti anche tu, sei un rapitore, Angelo, ho paura di te. No, non sono un rapitore, ma era palese perché è arrabbiato, perché gli hanno ammazzato la mamma. Effettivamente, anche quello è vero. Ah, perché loro hanno pensato che lui fosse a casa e fosse morto insieme a sua mamma. E non era a casa, infatti, perché si è visto nel video. Oh mio Dio. Madonna. È rimasto intrappolato nelle fiamme, ci hanno ammazzato sua madre. No, era in sedia a rotelle sua mamma. Ecco perché non è potuta scappare, anche se la casa non era messa ecco così perché, male. Madonna santa. Capito? E lui ha cercato di salvarla perché si vede che c'ha qua le polpette bruciate in faccia. Sì, loro non hai prove. Fatto. Non mi piacciono i bugiardi, dice lui. Le gomme. Ah, come fa a sapere che è suo? Le ha tenute per 20 anni. Sì, ma come fa a sapere che sono sue? Ah boh, magari Non devi dire nulla. E adesso? Ah, capito, cioè qualsiasi cosa direte o farete comunque non vi salverà, cioè mi sa che... È stato un incidente, dicevo. Ho capito, un incidente, però dopo 20 anni. Lo dici dopo 20 anni. Oddio, ha detto noi. Ha detto che anche l'altro c'era in mezzo. Oddio. Sì, anche lui ovviamente c'era in mezzo. Perché abbiamo accettato. Oh mio Dio. Ma quindi si conoscono? Sì, erano compagni di classe. Gli facevano dispetti a lui, capito? Oddio, ecco perché. Avete rovinato la mia vita, beh, giustamente. Non potevo salvare mia mamma, sono entrato in casa correndo, ma ovviamente era troppo calore, c'era. Madonna, raga. Era l'unica persona che avevo nella mia vita. Quindi è rimasto solo per 20 anni lui. Ha speso gli ultimi 20 anni della sua vita a passare, cioè li ha passati lì. A cercare vendetta. Oh mio Dio, cosa farà? Cosa ci farai? Lo stesso destino di mia madre, quindi ti vuole ammazzare. Gli vuole dare fuoco, penso. Oh mio Dio, brucerà di nuovo tutto. Gli vuole dare fuoco, infatti. No, ragazzi, brucia vivi. Palese. No, ragazzi, dobbiamo uscire di qui. Oh mio Dio, come facciamo a salvare? Ah. Perché lui c'aveva il coltello a casa e se l'è portato, Angelo. Mio cugino. Mio padre. Mio zio. Quindi siamo salvi? Non lo so. Aspetta, devi capire come slegare lui senza prendere le gambe. Non penso in realtà che ce la faccio, eh. Merga. No, invece sì. Vai. Sì. L'abbiamo salvato, Angelo. Hai salvato Billy. Potevo decidere di non farlo, capito? Madonna. Questa è la verità, ragazzi, io ci tengo agli amici, anche quelli colpevoli. Kevin, l'hanno visto? Eh? Non potevate morire e basta, no? No, mi sa di... Mo tipo esce una pistola e li smitraglia, tipo ti immagini? Ah, ok. Forse non ho preso la mia vendetta stanotte, ma prima o poi... E che fa, se ne scappa ora? Lascialo andare. Sicuro? Direi che... Potevo ammazzarlo io a lui. Ma nulla ti dice che ci saresti riuscito. Chi ti dice che ci saresti riuscito? Madonna. Sarebbe finito subito il gioco. Avrei fatto proprio la parte del villain proprio. Oh mio Dio. Vabbè, Billy, ma tu sei un assassino, però fattelo dire, figlio mio. Cioè, ma quello poverino Sam è un bravo ragazzo. Ma lascialo stare, cioè. Tosta. Arriva la sbirraglia. Ma com'è la sbirraglia? Sì, non li senti? C'era la polizia. Tosta. Tempo di completamento 16 minuti. Ok. Ah, sono un pacifista. Perché ho lasciato tutti vivi tranne Steven, che non si sa che cosa è successo. Okay. Quindi significa che siamo delle brave persone. Che quindi è finito. Non faremo mai del male a nessuno. Ed è finito. Ragazzi, questo gioco posso dire è fatto molto bene. Breve ma intenso. Ci vediamo alla prossima. Ciao. See you guys. Iscrivetevi al canale vlog. Next time.